Salve, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il Dubbio. Pietro, buongiorno a te. Buongiorno, ciao Francesco, buongiorno ai teleascoltatori. Pietro, questa settimana ci vogliamo confrontare un attimo partendo da un caso di cronaca degli ultimi giorni, per parlare un po' però dell'insieme che c'è intorno, del circuito che c'è intorno a questi casi, che ultimamente a livello nazionale se ne stanno contando parecchi, se si parla di femminicidio. In realtà, nell'ultimo periodo tra gennaio e ottobre 2023, l'Italia ha visto cadere ben 108, 107 donne sotto, non lo sappiamo, raptus, che cosa sono, dei propri compagni, ex compagni o mariti. Pietro, l'altro giorno abbiamo fatto come si dice, una trasmissione di On Air con una tua riflessione, dove parlavi che il problema va visto altrove, non sul singolo soggetto. Vogliamo Allora, riprendere questo discorso? noi siamo qui in una rubrica che si chiama Il Dubbio. Noi certezze non ne abbiamo, però facciamo dei ragionamenti che magari portino a una riflessione, ognuno la propria, poi le conclusioni, la verità, qual è la verità o dove sta la verità? Qui abbiamo un problema, anzi tanti problemi. Un problema che porta alla violenza non di genere, a una violenza assurda. Oggi stiamo piangendo, parlando, questa ragazza. Ieri sera c'è stato un altro caso di una moglie che ha ucciso a martellate il marito e qualche coltellata pure, ma non se ne parla perché non fa notizia. Vedete, la violenza è violenza a prescindere. E perché, a mio avviso, si arriva a questo tipo di reazione? Perché hanno cercato e ci stanno riuscendo di impoverire la società di valori, dei valori fondanti ed importanti, quando i valori, quelli che noi abbiamo avuto da piccole, che si imparavano nelle famiglie, si apprendevano nelle famiglie, si apprendevano a scuola, nel rapporto con i vicini, comunque con quelle che erano le strutture primarie della società, li hanno fatte decadere per avere una società fluida. Ma che stiamo dicendo? Dove stiamo andando? Stiamo correndo a sbattere e gli effetti quali sono? Eccoli. Io non sono un moralista, ma ci mancherebbe. Però, se guardiamo e osserviamo i fatti degli ultimi 20 anni, vediamo che sta succedendo assolutamente questo. Assistiamo magari a ragazzi che mandano a quel paese i genitori. Madonna, io ancora oggi non ho la fortuna purtroppo di avere più mio padre, ma se fosse che mio padre mi permettesse di pensare a una cosa del genere, andrei fuori dal balcone. Ma ci sono delle cose sulle quali non possiamo prescindere. Il nucleo fondante della società è la famiglia. La famiglia, la scuola e poi tutto il resto. Che si danno delle regole, e queste regole sono regole etiche e morali, che Quindi, assieme fanno valori. Valori Pietro, condivisi da sempre, che sono le nostre radici, che non possiamo rinnegare, non dovremmo rinnegare, però qualcuno ha deciso che forse era meglio essere fluidi, e a mio avviso questa è una delle componenti essenziali con tutto quello che segue. quindi si tratta di un vero e proprio, di una vera e propria sconfitta della società.
col declino della famiglia, con lo questa società, con la snaturazione della famiglia, perché in realtà se questo si è avuto e si sta avendo una continua snaturazione della famiglia, e da questo nasce poi il degrado della società, della famiglia, della scuola, della cultura, certo, di tutto quello, di tutto che sono ciò state... che era i pilastri, i mattoncini sui quali si costruisce una società, perché una società poi diventa Stato, si devono dare delle regole che sono costruite su dei valori fondanti, e i valori fondanti, indipendentemente dal credo, che non è quello il problema, ma noi abbiamo un'etica fondata sulla morale cristiana, che non è certamente quella trascendente, io parlo di quella immanente. Come si fa a dire no al non rubare, a non dire falsa testimonianza, onore il padre e la madre, non ammazzare? Cioè, come si fa a dire no a questi elementi portanti di una moralità immanente e terrena, ma che però aiutano a costruire una società dove ci stia il rispetto? Ecco, il rispetto reciproco, non soltanto verso la donna, ma rispetto al proprio simile, rispetto all'anziano, rispetto al disabile. Questa forma di rispetto non di maniera. Non dobbiamo fare i grandi gesti, le commozioni in televisione, le lacrime, no. È la vita di tutti i giorni, è quotidiano. Una volta quando si andava nei mezzi pubblici, e noi eravamo ragazzini, se eravamo seduti, entrava una persona un po' più anziana, ci alzavamo. Oggi non le vedo più queste cose. Piccoli gesti, per carità, sì, certo piccoli gesti, ma che davano il senso di una società. Si entrava in un locale, facevi entrare prima la signora, comunque anche l'amica, comunque, ecco, ci stava questa forma di... di rispetto, una sorta di socializzazione. Oggi se vai al ristorante, cinque persone, ci stanno cinque telefonini che parlano con il mondo e tra di loro non si dicono buonasera. Ecco, ragioniamo in questi termini. Questa società tecnologica probabilmente ci sta facendo perdere il nostro essere umani con una coscienza. A favore di che cosa? A favore di tecnologia che comunque è asettica. Possono fare tutte le intelligenze artificiali del mondo, ma mancherà sempre e comunque la componente essenziale, che è quella umana, quella coscienza, che è quella che si dice da tempo immemore, da migliaia di anni, la scintilla divina. Questo dovrebbe essere il nostro punto di incontro tra l'immanente, probabile, trascendente. Non certamente il collegamento col telefonino a un server che non si sa dove sia e cosa faccia. Poi guardiamo esattamente quello che c'è attorno a questa vicenda. Vedete, io non condanno nessuno, perché ognuno può fare della sua vita quello che vuole, ma certamente le dichiarazioni della sorella, del padre, mi lasciano un po' perplesse. Mi lascia perplesso il fatto che questo ragazzo abbia fatto tutti questi chilometri in una macchina con un cadavere dentro, poi si ferma a bordo di un canalone, fa 50 metri con un cadavere addosso, con tutto quello stress, di notte, fa tutto da solo. Cioè, ci sono anche, io sono abituato a guardare i particolari, ci sono tanti particolari in questa storia che non convincono. All'inizio avevano detto, sempre da quello che hanno detto e hanno scritto, che qualcuno aveva sentito le grida vicino casa, poi dopo hanno trovato il sangue in una zona industriale, distante da dove è la loro casa. Poi ci sta questa folle corsa con la macchina, questo ragazzo che non mi sembra un fulmine di guerra fisicamente, abbia caricato un corpo morto in una macchina che è pesantissimo, perché non perché io le abbia fatte, ma no, mi dicono che quando, è facilmente intuibile che quando il corpo è morto ha un peso difficilmente da spostare con uno che non abbia una corporatura, muscolatura
importante. E questo se ne è caricato in macchina, ha fatto quel chilometro, si è portato nel bosco e ha avuto ancora la forza di scappare. Guardate, mi sembra un po' che ci sia qualcosa che non vada. Questo però lo stabiliranno le indagini. E il solo fatto che questo ragazzo è ancora in Germania, sì, ci stanno i 10 giorni per l'estradizione, tutte queste cose qua. Speriamo che non faccia gesti inconsulti e chiamiamo, fermiamoci a gesti inconsulti, perché io penso a tutt'altro, ma il pensiero rimarrà dentro di me e speriamo che io mi sbagli, anzi mi auguro tanto che mi sbagli. Va bene. Dimmi. Pietro, allora, dopo questa tua considerazione, riflessione sui tuoi dubbi, quindi che vanno proprio ad hoc con questa nostra trasmissione, quella del dubbio, cioè di dire le cose viste da noi, da te, in base alle informazioni che si riescono ad avere, oltre all'informazione della regolare stampa mediatica e da quello che è, e tu dai una tua visione di quello che è, poi giustamente il dubbio che nasce in ognuno di noi sarà capace di scindere, di capire dove è, non la verità, dove è la realtà dei fatti, perché poi alla fine, speriamo, sarà la giustizia, sarà la magistratura a dirci cosa è successo effettivamente in questo caso. Una delle mie frasi più ricorrenti che utilizzo da almeno 30 anni, la verità vera non coincide quasi mai con quella giudiziaria, e questo facciamocene una ragione, purtroppo è così. Purtroppo la verità giudiziaria in tribunale si costruiscono con le prove, documenti e quant'altro, ma molte volte queste prove non coincidono con i fatti reali. No, escono così, alcune entrano, alcune escono, alcune non si sanno dove vanno, le famose agende che spariscono, rientrano, rifanno, poi ricostruzioni fatte dopo 20 anni. Ultimamente sta venendo fuori anche questo passaggio delle agende, della famosa agenda rossa, no? Che sembra... Ah no, parliamo delle prime agende. Allora, ne parleremo in altre occasioni. Perché, in un'altra occasione, certo. Il primo carteggio che è sparito, del quale non parla mai nessuno, è sparito nelle borse che aveva Benito Mussolini quando l'hanno uccisa a Dongo. Aveva una borsa dove c'era un carteggio con la sua corrispondenza privata con Winston Churchill. Allora, chi ha ucciso Mussolini? Certamente non... che interesse aveva ad occultare quelle cose, se fosse stato un partigiano italiano? Domanda, altro dubbio, ne parleremo. Va bene. Ecco, partendo da lì, tutti questi carteggi, agende, il Memoriale Moro, Borsellino e tanti altri. E poi porta, a caso, spuntano. Poi si vanno i processi e si dice altro. In qualche momento particolare, sì. O a decennale, più o meno, diciamo. Più o meno. Tornando arriviamo invece sul discorso di cui hai parlato, cioè sulla strutturazione della famiglia, del famoso mattoncino che si costruisce, tu nel fondamento con Onair parlavi, hai fatto un esempio dove dalla famiglia, l'insieme di famiglia, puoi arrivare alla costituzione dello Stato, hai parlato di questo concetto e poi hai parlato di libertà altrui, la propria libertà finisce quando inizia quella del proprio vicino, della persona che sta a fianco, che possa essere il compagno, l'amico, compagno di lavoro, quello che sia. Quindi, per rimarcare questo concetto, Pietro, vogliamo dirlo ai nostri ascoltatori ancora meglio, per far capire dov'è la... Poi hai fatto l'accenno anche dei telefonini. Purtroppo oggi, stesso in casa, in famiglia, a tavola, ci sono una famiglia classica di 5 persone, ci sono 5 cellulari sul tavolo, mentre in passato non si accendeva nemmeno la TV. Ecco, si pranzava si cenava. La famiglia doveva stare unita, tutti assieme allo stesso orario, poi magari si usciva, per carità, però non si accendeva la televisione. E quando eravamo più piccoli, come si cenava attorno alle 8, alle 8:30 ci stava Carosello e dopo tutti a nanna. Questa era
la famiglia, era la famiglia italiana, la classe, la famiglia, la famiglia tipo italiana, ecco. Quella non è la cresciuta... famiglia del mulino bianco che si vede oggi. No, noi siamo cresciuti col cofanetto delle caramelle stellari, sì, sì. Che ricordo tanto. Ricordo pure io molto bene quel periodo, ecco, perché più o meno era la mia proprio i fanciullezza, infanzia, quel periodo del Carosello, anni 70. No, io lo ricordo bene perché sono sempre stato golosissimo, per cui c'era quello e poi c'era il carro armato per uscire, che era una striscietta, una barretta del carro armato, sì, sì, di circolato fondente. Insomma, era qualcosa di sublime. Piccole cose, non avevamo tanto, però eravamo tanto contenti, tanto felici. E si parlava a tavola, è vero, ma si socializzava con i nostri amici, anche giocando a pallone, non nei campetti di sintetico, sull'asfalto mezzo alle piazze, le strade, tante macchine, ce n'erano poche, nulla, e qualche pallonata andava a finire in qualche vetro, si rompeva e poi quando si rompeva il vetro si tornava a casa, dovevi anche riguardarti bene, perché non è come oggi il resto. Che i genitori ecco, dicono bah, non è successo, ecco, niente. Perfetto. All'epoca era successo qualcosa, era successo tanto. Questo, con questo tipo di educazione abbiamo creato noi l'Italia, che è arrivata al quarto posto nella classifica industriale degli anni 80. Poi dopo dava fastidio a qualcuno questo modello e hanno cominciato a demolire la società. Una volta uno scandalo di appropriazione di denaro pubblico eri veramente segnato a vita. E oggi se è diventato un fatto normale, sì, corruzione, concussione, e vabbè nulla. Molto ha influito anche nella decadenza dei costumi il fatto che anche quella che doveva essere l'istituzione parallela allo Stato, l'oratorio, che noi ci siamo cresciuti nell'oratorio, indipendentemente da quelle che erano le credenze, si socializzava lì, si giocava a calcetto non esisteva, magari a biliardino, e magari a ping pong, le biglie. Queste cose ti facevano avere il compagno del cuore, la compagna del cuore, si condividevano anche, ad esempio, i giocori. Chi ce l'aveva, dividiamocela a metà. Ecco, piccole cose, una vita sana fatta di piccoli gesti. Hanno demolito questo. E io non sono contrario, cioè ci mancherebbe, all'evoluzione anche quella tecnologica, ma se devo privilegiare una cosa a discapito di un'altra, questo mi sembra troppo, perché il telefonino ci ha reso veramente un grande servizio, non c'è dubbio. Ma cosa abbiamo perso se noi riusciamo ad avere questa indifferenza rispetto al commensale, che sia la famiglia o che sia fuori a mangiare una pizza con altri amici? L'indifferenza tra di noi per chattare con uno che sta a 1000 chilometri di distanza? È venuto meno il contatto diretto. L'indifferenza a tutto. E poi l'assuefazione a tanti fatti che comunque non sono belli. E mi permetto di introdurre un ultimo aspetto e vi chiedo veramente, scusarmi se ve lo metto così in maniera probabilmente violenta, e non è mia intenzione. Guardiamo sempre i simboli che ci circondano, perché molte volte le parole volano, ma quello che dà il concetto di un fatto, di un aspetto, di una
determinata situazione lo trovi nei simboli. Il simbolismo parla da sempre. Se noi guardiamo in una chiesa, per esempio, dove ce ne sono migliaia, nei quadri dei grandi artisti, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, arrivando anche a quelli meno conosciuti, troviamo sempre qualche simbolo. Ebbene, anche nelle TV si vedono personaggi o si inquadrano situazioni dove ci sono dei simboli terrificanti che riportano a delle realtà. Facciamo più attenzione a guardare questi simboli. Se non li conosciamo, studiamoli da solo, facciamoci aiutare di qualcuno vero, non dei santoni che non c'entrano nulla, non di quelli che lo fanno a pagamento, perché certamente vi porteranno da qualche altra parte, ma da qualcuno che ne sa qualcosa in maniera spassionata. Perché i simboli parlano, i simboli dicono, i simboli ci fanno arrivare dove le parole non ce l'hanno mai detto, non ce lo diranno mai. Questo è il messaggio più importante che oggi dovremmo dare. Siamo circondati da simboli dei quali disconosciamo assolutamente il vero significato, e purtroppo ci fanno dare le parole da un'altra parte rispetto a quello che sta dicendo il simbolo a chi lo riconosce. Ci sono due, c'è una dicotomia, due strade, e noi siamo al centro. Facciamo attenzione, è molto facile sbagliare e avere una strada e un'indicazione errata. Ma soprattutto non dimentichiamo che noi siamo una società costruita su valori, una società latina, mediterranea, non siamo anglosassone, e chi vuole capire, capisca. Perfetto, Pietro. Allora, per concludere, abbiamo analizzato un aspetto fondamentale che adesso tu, in queste ultime due parole, lo hai ribadito, cioè c'è questa sconfitta della società italiana, della famiglia, del cuore della società, che è la famiglia. Quindi bisogna agire dalla istituzione alla famiglia stessa. Su che cosa? Sul piano culturale ed educativo dei giovani, delle nuove generazioni, perché purtroppo abbiamo avuto adesso un passaggio da una famiglia, una società prettamente familiare, che era quella che è arrivata fino agli anni 80, fine anni 80, diciamo, più o meno come periodo. Poi adesso abbiamo la famiglia costruita sulla tecnologia, usando un termine un po' forte, però sulla decadenza, perfetto, come dici tu. Quindi oggi bisogna, perché proprio se noi analizziamo, noi delle vecchie generazioni, come tanti che ci ascoltano e ci seguono, abbiamo dei ricordi della nostra delle nostre famiglie, della nostra fanciullezza, soltanto ricordo, noi abbiamo nel DNA, quindi è un ricordo genetico, è un'informazione genetica, non è un'informazione mentale e basta. Noi sappiamo che quella cosa è così e non andiamo da un'altra parte. Quello è la cosa importante, perché se noi dobbiamo dire a una persona che è in difficoltà, un attimo ti diamo una mano, ti aiutiamo a salire in marciapiede, lo facciamo senza pensarci, perché è genetica. Certo. Quello è il problema. Quindi bisogna andare, non basta il minuto di raccoglimento di cui ha invitato il ministro o qualcun altro nelle varie trasmissioni, in quello che abbiamo visto. Bisogna andare a fondo, cioè arrivare a creare, a ritornare a insegnare nella scuola, non, a parte il senso civico che oggi purtroppo non esiste più, non c'è più l'ora di lezione di cosa, com'era? Educazione civica. Perfetto, Pietro. Oggi non ne sento parlare, anzi non oggi, sono un po' di anni che non se ne sente parlare più di questa forma scolastica. Quindi bisogna andare ad agire sul piano culturale educativo, dicevamo. Cosa dire? Invitare a chi in questo caso dovrebbe agire in tal senso di andare proprio a fondo, non lasciare le cose solo e parlarne solo nei momenti in cui si verificano queste situazioni, perché purtroppo questo è un altro aspetto della nostra società, che se ne parla solo quando accade qualcosa.
poi va tutto nel dimenticatoio. Anche perché abbiamo dei modelli anche recenti nella nostra Repubblica che potrebbero essere studiati meglio e avere un impatto importante sulla società attuale. Ma la scuola deve essere una scuola azienda, no grazie. La scuola è un investimento per il futuro. Lo Stato investe sui propri giovani, sul proprio popolo, affinché da adulti possono dare quell'istituzione di capacità, di cultura, di tecnologia, di tutto quello che serve, perché lo Stato ha investito, quindi è un investimento, e quando si fanno degli investimenti si paga, poi si riceverà. Questo è il cardine di una scuola che non c'è più. Oggi la scuola deve rendere, ma che significa deve rendere? Cosa è? La scuola rende in termini di cultura quando è uscito il giovane medico che è il chirurgo, che è fantastico, o un ingegnere che progetta, non lo stretto di Messina, ma che progetta delle opere importanti per la società, oppure il grande filosofo, il grande maestro. Ecco, questo è la scuola nella quale bisogna investire, non la scuola azienda, dove bisogna avere un ritorno di cosa? Di soldi? No, la scuola è investimento. E bisogna investire sui giovani. Culturale. Ecco, investimento sociale e culturale. Culturale, bravo, bravissimo. Non lo facciamo più. Oggi è azienda. Hai parlato di medici prima. Questa è un'altra cosa che in futuro andremo ad analizzare. Il famoso numero chiuso che ci ha portato a che cosa? Ad avere l'impoverimento dei medici sul territorio, a livello nazionale. Finalmente, io non ho mai condiviso il suo pensiero, per cui lo dico in maniera molto asettica. L'unico che ne sta parlando in maniera pressante e visibile e costante è il vostro governatore Vincenzo De Luca, al quale bisogna fare un plauso, perché ha capito qual è la causa del problema. Il problema si conosce, ma da cosa è determinato quel problema? Vincenzo De Luca, chapeau, ha individuato quel problema e lo sta portando avanti in ogni momento, in ogni sessione. Poi lo prendono in giro, ma per carità, più lo fanno e più gli danno visibilità sotto questo aspetto. Fanno bene. Ecco, bravo Vincenzo De Luca, per quello che può servire il mio bravo. Insomma. Il presidente De Luca, proprio questo, ha preso in pieno, diciamo, il vero problema della cosa. La causa. E ha spiegato anche cosa c'è dietro, con i suoi termini forti, duri, ma ha spiegato cosa c'è dietro. Perché bravissimo. Poi lui è uno di quelli che parla diretto, non è che le manda a dire o altro. Al di là della situazione politica, del colore politico d'altro, ed è l'unico che... No, lo spessore del personaggio non c'entra, io non mi esprimo in termini politici, lo spessore del personaggio è perfetto in questo momento. Sì. Ecco. Poi faremo una trasmissione proprio legata a questa cosa, assolutamente, e cercherò sì. di riuscire ad avere anche una sua breve, un suo breve passaggio del presente su questo fatto. Comunque, Pietro, siamo stati abbastanza chiari in quello che sono. L'importante è aver instillato il dubbio. Il dubbio, perfetto. Stavo dicendo proprio questo. Quello è il problema. Quindi non ci basta che salutare i nostri telespettatori, ringraziarli sempre, che ci seguono ancora di più. Augurare a tutti una buona e felice domenica. Arrivederci. Grazie. Buona giornata, arrivederci. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.